Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel. Allora, cominciamo subito a leggere i quotidiani di oggi. Partiamo dai fatti nazionali con Repubblica Nazionale che apre sull'episodio, sulla vicenda di Patrick Zaki, libero, l'ostaggio, abuso d'ufficio e corruzione, schiaffo alla destra a Quirinale e Unione Europea, quindi la trattativa tra Italia e Egitto. Allora andiamo a leggere, eccolo, questo primo piano proprio dedicato appunto al ritorno di Patrick, alla vicenda di Patrick Zaki, graziato dal Sisi, già oggi atteso in Italia. Meloni dice gesto importante. Il laureato a Bologna era stato condannato a tre anni per diffusione di notizie dannose. L'annuncio è stato accolto con un applauso dai senatori a Palazzo Madama. Quindi la svolta è arrivata a metà pomeriggio e ha preso di sorpresa anche la famiglia di Patrick e la sua fidanzata Reni, che non credevano alle notizie di una trattativa destinata ad una soluzione rapida con un decreto di grazia appunto presidenziale. Il presidente egiziano, leggiamo appunto l'articolo all'interno, che concedendo allo studente dell'Università di Bologna il perdono e aprendo quindi in questa maniera le porte della cella dove era stato rinchiuso due giorni fa, un'ora prima che il tribunale di Mansura annunciasse la sua condanna a 3 anni di reclusione con l'accusa di aver diffuso notizie dannose per lo Stato. E quindi a tarda serata Patrick si trovava ancora nel commissariato di Mansura, dove era stato portato direttamente dal tribunale, ma la sua liberazione era attesa in tempi brevissimi dalla sorella e dalla fidanzata fuori dalle porte della prigione. Allora andiamo a vedere i punti e le tappe di questa vicenda, quindi dal fermo al perdono, quindi l'odissea di Patrick. L'arresto viene fermato il 7 febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo, appena rientrato in Egitto da Bologna. Secondo i media locali era in Italia per scrivere una tesi sull'omosessualità e quindi le accuse, trasferito prima nel carcere di Mansura, poi del Cairo, viene accusato di diffusione di false notizie dentro e fuori il paese per un articolo del 2019 in cui accusava il governo di violare i diritti umani. E poi la prigionia, la detenzione preventiva viene prolungata più volte. Al termine della terza udienza del processo il tribunale ordina la scarcerazione, quindi liberato il 7 dicembre 2021 dopo 169 giorni di prigionia. E poi arriviamo all'ultimo punto di questa vicenda. Il 5 luglio 2023 si laurea a Bologna in studi di genere in collegamento video. Il 18 luglio viene condannato a 3 anni di carcere, riportato in cella, e poi ieri il presidente ha concesso la grazia. Quindi il baratto del Cairo, libertà per Patrick, ma il silenzio resta su Regeni. L'Egitto ha lavorato per far calare il sipario sull'omicidio del ricercatore e ora il processo ai suoi killer è su un binario morto. Quindi questi sono i retroscena anche di questa vicenda. Allora continuiamo a sfogliare Repubblica Nazionale, andiamo a vedere i fatti di politica. Schiaffo della destra a Quirinale, Unione Europea, nessuna frenata sull'abuso d'ufficio. Allora, quindi bocciata la direttiva europea sull'anticorruzione che contrasta con le norme contenute nel DDL di Nordio. Mattarella firma il testo che inizierà il suo iter dal Senato e poi l'ANAC dice così si indebolisce la prevenzione. Quindi il tempismo è perfetto. Perfetto, certo non casuale, perché nel giorno in cui Sergio Mattarella invia alla Camera il DDL Nordio su abuso d'ufficio, intercettazioni e segreto d'indagine senza avvertimenti sulla compatibilità con le norme UE, fidandosi delle promesse di Giorgia Meloni, il partito della Premier invece le ignora. Fratelli d'Italia boccia la direttiva di Bruxelles sulla corruzione, che raccomanda di prevedere nelle leggi, nei singoli stati,
reati, sia l'abuso d'ufficio sia il traffico di influenze. Quindi sono due reati che nel primo caso Nordio vuole abolire, nel secondo ridimensionare fortemente. Quindi queste sono le ultime polemiche. Quindi l'abuso d'ufficio è il reato che il governo vuole cancellare attraverso il DDL che porta la firma appunto del ministro Nordio. L'Unione Europea nei giorni scorsi aveva per questo bacchettato proprio l'Italia. E poi passiamo al secondo punto, che riguarda le carriere delle toghe, quindi la separazione delle carriere dei magistrati, che è un'altra delle riforme sulle quali da tempo il centrodestra ha deciso di intervenire. Su questo la ANM ha annunciato le barricate. E poi il concorso esterno: secondo il guardasigilli Nordio bisogna intervenire sul concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo la bufera di polemiche il ministro è stato stoppato proprio da Meloni, quindi Meloni che ignora i dubbi del Colle, modifiche alla riforma, dice non ci credo, la Premier non mostra cedimenti, nonostante le preoccupazioni di Mattarella, forte dei numeri in Parlamento, non escluso un nuovo confronto quindi con il Quirinale. Quindi questi sono gli argomenti all'ordine del giorno del governo. Allora, ricordiamo ieri l'omaggio a Borsellino nel giorno della strage, quindi blitz solitario della Premier, Schlein sceglie invece la piazza, quindi Melone e le celebrazioni blindate per il 31esimo anniversario della strage, non scappo. Poi Striglia Nordio, e quindi la segretaria del PD arriva in via D'Amelio, quindi via D'Amelio alle ore 10, gruppetti di ragazzi, magliette antimafia, short, si aggirano per la strada dove il 19 luglio del 1992 scoppiarono 90 kg di esplosivo al plastico. Aspettano lei che non verrà, lei Giorgia Meloni, che ha la fiamma nel cuore ma non la fiaccolata negli occhi, colpa della gran cassa che si sente pure forse soprattutto nell'isola, la scivolata del guardasigilli Nordio che ha messo in dubbio il reato di concorso esterno in associazione mafiosa prima di ingranare la retro. E questi sono, è il ricordo appunto di Borsellino. Allora, il primo piano sul clima, sul cambiamento climatico, quindi un altro argomento è l'ambiente. Per la UE un conto da 145 miliardi, quindi nell'ultimo decennio i danni dovuti al cambiamento climatico sono costati 145 miliardi di euro ai paesi dell'Unione Europea, e gli italiani sono tra i cittadini che hanno pagato il costo più alto, quindi lo dice uno studio dell'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, che ha preso in esame le conseguenze economiche, quindi tra inondazioni, incendi e altri eventi collegati alle condizioni meteo estreme. Il conto più alto in Grecia, Francia, Finlandia, dove i costi annuali per abitante connessi alle catastrofi naturali sono stati superiori rispettivamente ai 90, 60 e 40 euro. Subito dopo arriva l'Italia, dove le conseguenze negative sono costate tra il 2010 e il 2020 36 miliardi e mezzo, con una spesa di 41,45 euro per ogni cittadino. Ma quello che è peggio è la chiara tendenza, come riconosce l'Eurostat, che questi costi stanno aumentando del 2% all'anno nell'ultimo decennio, quindi giusto per smentire i negazionisti che sostengono che gli eventi naturali ci sono sempre stati. Non così però continui, quindi il dossier, eccolo qui, sanità e consumi, quanto costa il clima impazzito, quindi non ci sono solo gli interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi naturali, il peso del clima che cambia, quindi incide anche sulle aziende, consumatori e sulla salute pubblica. Andiamo a vedere l'altro fronte, dai vaccini al grande caldo, professione negazionista, quindi tra social e salotti TV i nomi di chi contesta sono sempre gli stessi, per lo più di destra, quindi la si potrebbe definire una compagnia di giro, così affiatata da sembrare coordinata. Passano le stagioni politiche, passa la crisi del momento, in prima fila a suonare il controcanto, al cosiddetto
mainstream, ci sono sempre loro con pochissime defezioni di volta in volta, quindi che sia la battaglia contro l'euro, l'immigrazione, che siano i dubbi contro i vaccini e la gestione della pandemia, che sia la denuncia contro il politicamente corretto e la teoria gender, che sia una certa sensibilità alle ragioni della Russia, che sia l'irrisione attorno all'emergenza ambientale, quindi i protagonisti della propaganda antisistema non se ne perdono una, quindi tutti più o meno posizionati nell'area sovranista di destra con qualche aggancio tra i liberisti o la sinistra incarnata dal neocomunista Marco Rizzo. Ecco, queste sono le parole insomma di Paolo Del Debbio, il giornalista sulla Verità, quindi ragiona proprio sulle balle degli eco imbecilli, così come le definisce. Allora andiamo a sfogliare ancora Repubblica Nazionale, vediamo l'emergenza appunto sempre del clima e del gran caldo, uccisi dal caldo record 3 operai in 24 ore, quindi oggi il tavolo al Ministero, ci sono voluti morti, non ci va leggero Nicola Fratoianni nel commentare la decisione della Ministra del Lavoro Calderone di convocare per oggi un tavolo d'urgenza con datori di lavoro e sindacati per valutare nuove misure di tutela dai picchi di calore, quindi si parlerà di sicurezza e prevenzione. Allora andiamo, ci spostiamo da Repubblica Nazionale, andiamo a leggere il quotidiano Napoletano Il Roma, questa è la prima pagina, Napoli omaggia i più grandi, quindi apre il Museo Caruso, il ministro San Giuliano dice quello di Totò nel Monte della Pietà, quindi e poi la cronaca, il terrore a Cavalleggeri, il clan Giannelli, vendetta per una donna aggredita e poi il recupero di un mitra. Sfogliamolo, il quotidiano Il Roma, anche qui si parla di caldo estremo e quindi l'anticiclone africano al suo massimo, vediamolo, in divisa, l'Italia è divisa in due, quindi la colonia di Mercurio che va oltre i 40 gradi, bollino rosso per Napoli, downburst nel Cadore, arrivano i temporali quindi al nord, quindi ieri l'Italia si è trovata ad affrontare quella che potrebbe essere la giornata più calda del 2023 con punte di oltre 40 gradi a causa dell'anticiclone africano che continua a investire il paese da nord a sud. Questa situazione ha portato il Ministero della Salute a emettere il bollino rosso per ben 23 città italiane, un aumento rispetto alla giornata precedente, quindi le città con il bollino rosso, poi sono, arrivano anche quelle segnate dal bollino arancione, indicando temperature più elevate ma meno estreme rispetto alle altre città. E poi parliamo anche dei blackout frequenti, Napoli non regge l'AFA, quindi l'energia stop and go e distribuzione al lavoro su tutta la linea, ma l'umidità surriscalda i cavi e c'è un consumo elevatissimo anche di corrente, quindi i frequenti blackout che si verificano in molte città sono una diretta conseguenza del cambiamento climatico che porta a temperature torride e un aumento dell'uso di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria. Quindi secondo i tecnici della rete di distribuzione elettrica, i cavi elettrici interrati si surriscaldano a causa delle temperature elevate, causando interruzioni dell'erogazione dell'energia. Questa situazione non è sporadica e si prevede che continuerà nonostante i lavori di adeguamento nelle reti in corso. Allora, ancora sfogliamo il quotidiano Il Roma. L'abbiamo visto in prima pagina, Napoli esperienza culturale, quindi il ministro dice stiamo per acquistare l'edificio di Monte di Pietà, lì ricorderemo Totò, quindi è stato inaugurato il museo Caruso, un atto dovuto, ha detto San Giuliano, per un'eccellenza mondiale, quindi è l'esponente del governo al Vomero, nascerà un altro dei grandi poli museali italiani, accoglierà San Martino, Castel Sant'Elmo e Villa Floridiana, un grande quotidiano, ha detto che faccio troppo per la mia città. Se è un delitto amarla, allora lo commetterò. Queste sono le dichiarazioni del Ministro della Cultura, quindi stiamo portando, dice ancora, all'UNESCO il riconoscimento come arte immateriale del bel canto italiano, perché il mondo della lirica è una delle eccellenze della nostra nazione. Quindi Caruso è stato uno dei migliori prodotti italiani nel mondo ed era giusto che Napoli gli rendesse omaggio con questo museo. Queste sono le dichiarazioni
dichiarazioni del ministro appunto ieri all'inaugurazione del museo dedicato a Caruso. Andiamo a sfogliare ancora il quotidiano Il Roma. Abbiamo visto anche su Repubblica l'anniversario della morte appunto di Borsellino. Meloni dice: sono qui per combattere la mafia, l'assenza, la fiaccolata, polemiche pretestuose. E poi l'altra notizia che riguarda Messina Denaro, Capace e Via D'Amelio ha confermato l'ergastolo per il superboss Caltanissetta, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello, quindi, che ha confermato appunto la condanna all'ergastolo del boss Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Il collegio quindi ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali, quindi il padrino difeso dall'avvocato d'ufficio ha rinunciato al collegamento dal carcere in cui è detenuto per ascoltare il dispositivo. Quindi ci aspettavamo la conferma sull'ergastolo, saremmo rimasti sorpresi se dopo le condanne da parte dei giudici fiorentini per le stragi venisse assolto. Quindi queste sono le parole, le dichiarazioni del suo avvocato. Anche qui il caso Zaki, incubo finito, lo studente era stato condannato l'altro giorno, ora la cancellazione dalla lista nera, quindi il provvedimento del presidente Al-Sisi. La premier Meloni annuncia che oggi tornerà in Italia. Allora andiamo nelle altre province campane, a Salerno taglio ai trasporti per universitari, quindi nei giorni scorsi alcune associazioni studentesche hanno protestato per l'inadeguatezza dei collegamenti. Interrogazione della Lega al governatore De Luca sulla diminuzione dei bus a favore del campus. E poi Positano, super caldo, a rischio i limoni di Magic Johnson, la star della NBA li mostra ai suoi fan. Confagricoltura invece pensa al raccolto compromesso dalla maturazione precoce, quindi il caldo torrido di questi giorni sta facendo danni enormi alla liminocoltura. Dai produttori dell'IGP Limone Costa d'Amalfi arrivano segnali allarmanti di una cascola generalizzazione. Il grido d'allarme è stato raccolto da Confagricoltura Salerno, che ha evidenziato come il fenomeno abbia ripercussioni economiche notevoli sulle aziende agricole, quindi per effetto della condizione meteo, evidenzia proprio Antonio Costantino, presidente provinciale di Confagricoltura. I limoni sono caduti a terra e i grossisti non li ritirano perché non c'è vendita, quindi attualmente, se va bene, li pagano 60-70 centesimi al chilo e i produttori non riescono a coprire neppure le spese. Allora Benevento invece muore nella RSA, si apre l'inchiesta sull'eredità. E poi ad Avellino, polizia penitenziaria senza acqua alla mensa, la denuncia dei sindacati di categoria. Solo qui a Bellizzi sono scene da terzo mondo. Anche questo, insomma, sono gli effetti del caldo, quindi ne risentono anche le carceri. Campane, a Giffoni, ritorna al Giffoni Film Festival, oggi al via, quindi parte la 53esima edizione della kermesse dedicata ai ragazzi, unica al mondo. L'ideatore Gubitosi dice: invasione pacifica di 500 giurati provenienti da 30 paesi diversi, pensare ai giovani. Ancora ad Avellino, il primo ambiente fa tilt, multimateriale in strada, la società molla la raccolta differenziata in diversi comuni ufficialmente per indisponibilità degli impianti. Allora andiamo a sfogliare ancora il Roma, andiamo a Napoli, Fuertes nella rosa del Lirico. Per il Lirico l'ipotesi è che si procederà per la nomina, parliamo della nomina del Teatro San Carlo, quindi resta l'incognita della causa per il reintegro mossa da Lissner nei confronti del teatro. Quindi il sindaco invece non si sbottona, il nome del nuovo soprintendente sarà reso noto, dice, a breve. E poi una corona per ricordare la strage di Via D'Amelio, anche qui è riportato appunto il ricordo e l'anniversario.
Andiamo avanti, sempre il Roma, sequestrati 200 tra lettini, sdraio e ombrelloni, erano tutti nei giardinetti della Rotonda Diaz. Smantellato il lido abusivo alla Mappatella, quindi dopo il blitz a Mare Chiaro ieri mattina, gli agenti della Municipale di Napoli in collaborazione con la Guardia Costiera hanno effettuato un importante sequestro di attrezzature da spiaggia abusivamente posizionate nei giardinetti della Rotonda Diaz, noti come lido Mappatella. Allora andiamo adesso, ci spostiamo dal quotidiano in Roma, andiamo con Repubblica Napoli, anche qui l'apertura è dedicata al clima, al grande caldo che lascia al buio la città, cavi roventi, disagi nei quartieri, quindi centinaia sono le segnalazioni proprio all'Enel, l'elettricità va e viene dal Vomero a Posillipo, a Fuorigrotta, specie di sera, danni quindi alle centraline. Allora sfogliamolo, Repubblica Napoli. Andiamo a vedere gli altri fatti, taxi regge il dispositivo ma il traffico rallenta le corse, quindi alla stazione centrale, al Molo, Beverello, auto bianche nelle corsie controllano i vigili ma la segnaletica ancora non c'è, quindi funziona il nuovo ordine dei posteggi dei taxi, fila unico al Beverello e a Piazza Garibaldi, basta con le liti al cospetto dei turisti increduli, niente più accaparramenti per le tratte più lunghe, l'unico neo, il traffico. Però in particolare in via Acton, risultato poche le auto bianche al Beverello al fronte di una lunga coda di turisti in attesa. Questo per quanto riguarda i taxi, le nuove normative che riguardano i taxi a Napoli. Allora, l'emergenza caldo, abbiamo visto la task force per l'energia elettrica, quindi si resta buio da giorni, dal Vomero, abbiamo detto ai quartieri spagnoli, un allarme che nei momenti di picco ha provocato disagi, finora 10.000 utenze cittadine rimaste senza energia elettrica in questi giorni, poi ripristinata, quindi almeno 1.000 sono i casi più gravi dove i tecnici sono al lavoro, colpa dei condizionatori accesi più frequentemente per sopportare il caldo torrido. Sembrerebbe invece che non è vero, avverte l'Enel, il caldo danneggia i cavi sotterranei, fanno sapere dalla società, e se fuori si avvertono più di 40 gradi sotto l'asfalto se ne registra più di 50, quindi temperature troppo alte che incidono sulle centraline sotterranee e mettono in difficoltà l'intera rete di distribuzione elettrica. Quindi al lavoro una task force di tecnici 24 ore su 24 per far fronte a quella che è diventata emergenza, assieme alle ditte esterne e mezzi e portare la luce dove non c'è. L'Enel ha messo in campo power station, mega generatori mobili per ridurre i tempi di attesa del ripristino dell'energia, soprattutto nei quartieri più colpiti di Napoli. Abbiamo riattivato il servizio, dicono da Enel, grazie all'incredibile lavoro di tecnici di e-distribuzione e alle tecnologie di rete installate sui cavi di media tensione con schermi alternativi, quindi legando le utenze bloccate a tratti funzionanti, così siamo riusciti a recuperare interi tratti al buio. E poi sono 3.000 le chiamate al 118 e al Cardarelli per l'AFA e un paziente arriva ogni 8 minuti, quindi il record di telefonate e richieste di aiuto ogni giorno. L'ordine iscrive 206 nuovi medici di emergenza, quindi c'è chi boccheggia e chi si attacca alla fontana per reintegrare sali liquidi persi col sudore, ma c'è anche chi prima di difendersi è già al tappeto, stremato da afa e umidità che in questo scorcio di mese stanno mettendo a dura prova i pazienti anziani e fragili. Allora, eccolo qui il primo piano dedicato al nuovo museo dedicato a Caruso, San Giuliano Show, il mio cuore dice è Napoli, quindi il ministro che inaugura col sindaco a Palazzo Reale le sale dedicate al grande artista. Maglissa invece sul San Carlo e gli altri temi, dice, ribadisce al Monte di Pietà nascerà il museo dedicato a Totò. Raffaele ha 20 anni, stritolato da una macina. Vediamo
Abbiamo letto anche sull'altro quotidiano, diciamo, le morti sul lavoro, un altro operaio muore in un cantiere edile, quindi due incidenti, una a Frattamaggiore e l'altro a San Giuseppe Vesuviano, quindi voleva diventare un calciatore professionista, da bambino aveva cominciato a collezionare trofei, non aveva mai smesso mentre coltiva il suo sogno, indossando la maglia della Fragola, ogni giorno infilava la tuta da operaio, quindi per aiutare la sua famiglia fino a ieri mattina, quando è andato tutto in pezzi. Quindi Raffaele Vergara è rimasto incastrato in una macchina per macinare le spezie che stava pulendo, in pochi minuti è morto stritolato in uno stabilimento della ditta Deli Food nel consorzio industriale a Frattamaggiore, a meno 3 km dalla sua casa di Crispano, dove i genitori e i due fratelli lo avevano salutato ieri mattina, come sempre, pensando di rivederlo a fine turno, quindi il ragazzo che sognava di diventare un calciatore. Diamo l'intervista al direttore generale Antonio D'Amore, dice: non solo fegato, lavoriamo per fare al Cardarelli anche trapianti del rene e polmoni. Chiudo a posizioni di carriera, quindi dice pronto a spiegare la mia scelta di chiudere il dipartimento, di cui ha scritto proprio il quotidiano Repubblica. Allora, andiamo a leggere adesso le altre prime pagine, andiamo con Cronache di Napoli, che apre con la cronaca: parcheggiatori pestati su ordine del boss, quindi la faida, quindi di Cavalleggeri, le indagini sul clan Giannelli e Esposito, l'asse tra le cosche spezzato dopo l'agguato a Marco Assalto deciso dallo scognato, quindi dal carcere diede l'indicazione di cacciare da Coroglio gli abusivi estranei ai clan. Andiamo a vedere le altre notizie, quindi la strategia per evitare contraddizioni: pizzini nelle docce, così i neopentiti ricostruiscono i delitti di Camorra, quindi aggirate procure, misure di sicurezza per ottenere la protezione e sconti di pena. Ancora in prima pagina su Cronache di Napoli, strage infinita sul lavoro, due morti, quindi a Frattamaggiore ha perso la vita il ventenne di Crispano schiacciato da un macchinario, e a San Giuseppe Vesuviano invece un 59enne di Rocca Rainola. E poi a Giuliano l'inviato TV assalito, retata antidroga, preso anche l'aggressore di Brumotti, tra gli 11 fermati anche un uomo vicino al clan di Lauro. Allora, andiamo a vedere l'altro quotidiano, parliamo di Cronache di Caserta, eccola qui la prima pagina, lo investe dopo una lite ed è stato arrestato. Andiamo a Santa Maria Capua Vetere, De Lucia aveva ottenuto da pochi giorni la revoca dei domiciliari per uso dei documenti falsi, 30 giorni di prognosi invece per la vittima. L'aggressione a Grazianise, all'esterno del bar Chapeau, ferito anche un altro giovane. E poi a Casal di Principe invece in 31 coinvolti nell'inchiesta, nuove accuse al genero del boss, la DDA fa parte del clan Bidognetti, dice, per D'Angiolella cambia l'imputazione da ricettazione ad associazione mafiosa. A centropagina la movida selvaggia, parco chiuso di notte a Marcianise, accesso vietato dell'area verde di Piazza Pertini dalle 23 alle 8 dopo le segnalazioni degli schiamazzi e dell'abuso di alcol. Ad Aversa invece vertice con Capasso, le comunali, Villano va oltre Golia e prova a costruire il campo largo, l'aperitivo con Giuliano, Nicola, Golia e Farinaro. Queste le notizie riportate da Cronaca di Caserta. Allora andiamo a Salerno con il quotidiano La Città. Caldo killer, operaio muore dopo il turno, quindi la tragedia in provincia di Brescia. Il 65enne salernitano Gabriele Lucido, trovato senza vita dai colleghi in un container. L'uomo impegnato in un cantiere per l'alta velocità era rientrato nel suo alloggio per riposare. Inutili i soccorsi. Vediamo le altre notizie. Allora, il pasticcio appalto, il nuovo Ruggi consorzio al SIS, invece a Battipaglia presi due rapinatori per spaccio, 5 invece sono gli indagati. A Scafati, slot machine e pizzo condannati in 7, Eboli e caccia aperta ai 20 aggressori dei figli del legale. E a Capaccio Pestum invece furto in casa, ladri ripresi dalle telecamere. Queste sono le notizie
riportate dal quotidiano La Città, il quotidiano salernitano. Andiamo a vedere anche le cronache. Eccola la prima pagina, Piazza della Concordia, dove il degrado regna, e invece anche in primo piano anche il ricordo di Borsellino. E poi il consigliere di opposizione va all'attacco, Elisabetta Barone all'assalto di Tringali, sicurezza, ma cosa dedica al suo tempo l'assessore. E poi la GESAC, cambio al vertice per i responsabili dell'aeroporto, via il direttore Rinaldo Monteneri, al suo posto ci sarà Emilia De Santis. Le altre notizie riportate sempre sul quotidiano Le Cronache di Pagani, Maiorino, solo 4 tecnici al laboratorio di Tortora, e poi il nuovo ospedale Rainone beffato dal ricalcolo regionale per dell'appalto. Parliamo del consuntivo 2022, i provvedimenti rettificati come chiesto dai revisori, ed infine Sousa che bussa ai rinforzi, siamo un po' indietro, 3 gol della Salernitana di ieri nella partita dell'amichevole. Bene, noi ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio di averci seguito, vi auguro una buona giornata.